Oggi la fumo tutti i giorni. Sì? Voglio fumare quante mi pare. Si gode? Mi rilasso, sto qui, mi distendo, fumo. Buongiorno! Buongiorno! Stamani mattina volevo quasi non venire perché... perché aspetto un bambino. Piano, perché mi fai male, eh? Piano. Hai visto? Non partoriscono. Chi è? Che è successo? Ragazzi, ora non sto scherzando, sono incinta davvero, sto male, volevo parlarne, perché sto per partorire. Non è vero. Partorire, perché noi solo possiamo partorire. Voi sole chi? Noi. Voi? Sì. E la mia mamma no? Sì. Perché? Perché lei è una donna e te sei un uomo. E io sono l'uomo che partorisce. No. Io sento il bambino dentro. Mamma, le imbecille. Sai quante volte capita? Se un uomo sente il bambino dentro lo fa, se lo sente una donna lo fa la donna, se lo sente un uomo lo fa un uomo, se lo sente un vecchio fa un vecchio. Non spingere l'uomo in cinta, è pericoloso. Non spingere l'uomo in cinta, è calmato. Parla sempre di te. Sono contenta che c'è un maestro carino. Grazie. Sono venuto a vedere sì. Montezuma. Hai ragione, hai una bella faccetta. Io? No. Sono una natura. Parimenti anche voi. Guarda, insomma, questo è il tuo mestiere? Sì, io vendo libri. Ah, sì? Domani può venire a vendermi un libro a domicilio, a casa, eh? D'accordo. Scusi, la battuta, insomma, in debita. Sai che Michela mi parla sempre di lei? Avrebbe bisogno di un padre? Sì, ce l'ha. Cioè, per forza c'è un padre, che discorsi, ma dico, se ce l'ha a casa, vivente... No, è volato via. A casa. Io sono un uomo. Olio e peperoncino. Ciao. Vieni quando vuoi, che mi sei simpatico. Vai, vieni. Sì, faccio una passeggiata nella notte. Ciao. Mi dispiace, arrivo a rimanere. Se n'è andata. Oh. Sei tremendo, eh? Eh? Mi dispiace un po'. Stai attenta perché lei è facile che sia dietro al bordo. Perché fai così? Perché c'ho un po' lo sguardo ambiguo, vero? Quando rimango solo sempre. Così. Avevo voglia di baciarti. Senti, perché non mi fai vedere meglio la tua casa che non l'ho vista? Sì, caro. La cucina. Bella la cucina. La camera da letto. Qua cosa c'è? Il letto a due piazze. Oh, il letto a due piazze. Ma è bellissimo, davvero. Ma guarda un po'. Ti piace? È bello. Vediamo un po' com'è il letto. Morbido. È della nonna. Quanto l'hai pagato? Non mi interessa. Bambini dormono. Sì. Madonna. Parli troppo. Vedi qual è il discorso. Io sono a mio agio, però per i bambini può essere pericoloso. Perché io urlo abbastanza, insomma, quando mi trovo nell'atto sessuale. Ma è assolutamente normale. Prima era normale, ma oggi no. Prima per forza c'erano i rumori della foresta, i bambini stavano nella foresta, sentivano il leone, mentre stava la zebra. E allora unito al mio che facevo l'amore nella foresta era... E che io faccio più o meno così. A volte gli do anche un urlo più acuto, però nel momento cruciale faccio... sembro un cavallo.
Come va Paolo? È molto che sei qui, non t'ho visto stamani, tutta la mattina. Solo al gabinetto. Porca miseria. La tua mamma? Così stasera gliela porti, te la do a te, eh? Dici, me l'ha data principe. No, non gli dire che l'ho scritta qua, eh? Gli l'ha scritta in un giardino. Non capisco veramente, non è per gelosia, sinceramente. Tu sai, cioè mi conosci un po', no? In case infumidale. Io non che cosa ci dici? I put you down already, Dolly. I know the games you play. In case you put me down. Le salettiere? E non ce l'ho, sono passate di moda. Una volta le tenevi. Oi, oi. Pronto. Come va? Sempre le feste senza di me. Oh, ciao. Ma te ne vai proprio, no? Oh, Nilsson è entrato. Facciamo l'ultima mano di poker. Belli questi lenzuoli neri. Sì. Non li ho mai visti prima. Fatto bene a bussare, perché magari se entravi all'improvviso, hai capito? No, ho sentito suonare, credevo ci fosse un festino. E infatti. C'era, come va? Bene. Sto bene. C'è la cenere? Qui starei anche meglio. Io sono, noi siamo due operai, un vino, no, no. Sembra vestito da maestro d'asilo. E i bambini chi li ha portati? E che ne so, i bambini vanno e vengono, lei è vestito da maestro d'asilo. Il bambino ha portato lei. È un che aggrava ancora le cose. Non lo sa che qui è pericoloso. Ci sono fughe di gas, esplosioni. E perché? Per gli uomini non è pericoloso? No, perché loro devono lavorare. Ah, per chi lavora non è pericoloso, allora no. Facciamo lavorare pure i bambini, così non è pericoloso nemmeno per lui. Lasci perdere le sue battute. Non sono il maestro d'asilo, io non sono... Avanti. Quindi lei non è maestro d'asilo, eh? Bambini! La salutano così. Via! È inutile che occhieggia, è Che Guevara. Come lei sa, delle opere di Che Guevara c'è una buona e una cattiva interpretazione. Io sono per la buona interpretazione. La buona interpretazione? Sì, la cattiva interpretazione mi piace meno. Vedi? E non vieni con noi? Eh no, se devo cominciare questi studi. E ora non vieni con noi in Sardegna, Luca? E come facciamo? Prendiamo i bambini, se non vieni. C'è... Paolino, Linda, Lara, Robertina, Gianluigi. Parla. Non ti vedo. Ho mangiato. Hai parlato, ti ho sentito. Ah. Chi ha parlato? Ah.